Ciao a tutti amici di Reclaim Life e benvenuti in un nuovo video del canale. Continuiamo la videoserie con Enrico per parlare dell'aumento di grado in arrampicata. Oggi siamo al secondo blocco, nel secondo range che è 7A-7C. Allora Enrico, io scalo sul 7A. Si inizia a andare su. Si inizia ad andare un po' su, sì. Facciamo un piccolo recap anche di quello che abbiamo detto la volta scorsa e cerchiamo di identificarci in un range dove scaliamo con continuità. Facevo l'esempio la volta scorsa, se ho fatto un 7A in 20 giri e ne ho fatto uno in vita, il mio range sicuramente non sarà 7A-7C ma sarà 6A-6C e qui uguale insomma. Se ho fatto un 8A, 6C in placca non è 6C in il strapiombo 6C e in placca non viceversa. è 6C in strapiombo e viceversa. Allora, siamo su questo range qua. Allora, intanto forse ci sarebbero dei lavori da fare diversi se io scalo sul 7A e se già scalo sul 7C già è un po' Sì, diverso. cambia. Mentre prima comunque 6A, 6C, diciamo forse, Oddio. sì, è Certi vero, 6C sono. certi 6C sono bei pali, però diciamo è un range più contenuto, anche più equilibrato e diciamo uno step abbastanza complicato, almeno uno degli step per me che sono stati più difficili è stato quello di passare dal 6C al 7A. Quello è stato un po' complesso, nel senso il 6C mi sembra che ci sono arrivato relativamente veloce. Sono stato tanto, A fare sette. sì, mi sono rotto abbastanza le scatole a fare 7A. Dopo, una volta che mi sono sbloccato, dopo sono andato via Ma magari era mentale, spedito. Sì, no, sono perché stato il più. cambio è il numero, no? Sì, è vero, il cambio numero 7A è un po' una chiave di volta, un po' come l'8A. Sono i due macro step. Dopo, vabbè, Sì. in su, ciao. Vabbè, insomma, quindi allora mettiamo, io scalo su 7A, nel senso che magari ho fatto qualche 7A, sono riuscito a fare magari un paio di 7B. Come mi consigli? Di muovermi, quindi co cosa mi consigli per progredire ulteriormente? Ma allora, ad esempio noi che siamo qui su una zona dove, Una buona zona una dove è buona zona, piena di falesie, piena di. io ti direi di andare a confrontarti con i 7A storici, per esempio. Ecco, Ti direi questo. questa è una. Vedrai che ti danno Filo la carica. da No, ma ti danno la torcere. carica anche per, ok, lo chiudi, ok. Cacchio, ho fatto una via. Quindi fare i andare a fare i tiri storici nelle vostre falesie. Sì, Potrebbe essere, se non li ho già quelli, fatti. a parte che sai, cioè, di solito un tiro storico è un tiro bello. Beh, Generalmente generalmente è sì. così, però ti dà anche una soddisfazione. E ti dà, non so, una carica per, Andare a provare no. qualcosa di più difficile. Ma a parte quello, ma anche la motivazione per la settimana, no? Anche Per quello. allenarti, secondo me, Sì, ora. beh. Chiaro, dopo bisogna sempre vedere uno come la pensa, per l'amor di Dio, però questo sicuramente è un Ma consiglio ok, utile. prendi il bastone dal 7A storico, dici, cacchio, non sono pronto, però che bello. No, beh, è vero. Anche un po' Cioè, non sono pronto, quella però, veneta cacchio. masochistica di prendere il bastone e dire però, che No, bello! ma no, che bello il tiro. Ah, ok, pensavo prendere il bastone, vabbè. Ok, e poi come potrei gestire la mia settimana di allenamento barra di Ma arrampicata? allora, secondo me, non so, hai fatto 10 trazioni? Ok, Aumenta aumentiamo fino a 20, cioè fino a 20. secondo me le 20 trazioni,
sono È uno scalino, è uno step, sì, importante secondo me sì. nell'arrampicata. Secondo me 20 trazioni pulite di fila Per un per un uomo, uomo, ah, sì, vero? specifichiamo. Esatto, per una donna invece? Per una donna, non La so la metà? proporzione, La metà? la metà. Dopo La ci... metà, Sì, dopo ci... sì, la Sì, metà. Poi dopo parliamone perché ci sono donne che sì, però tirano allora doppio. solitamente una donna scala molto meglio di un uomo. Sì. Diciamo che le caratteristiche di scalata tra un uomo e una donna sono Sono differenti. differenti. Magari una donna è un po' più tecnica, magari un po' più forte sulle dita, un po' meno forte sulle braccia. Un uomo è un po' più, ha una struttura fisica, diciamo, un po' più prestante, però anche conseguentemente, generalmente almeno un po' più pesante, dopo. Secondo me li appoggia meglio i piedi per, diciamo, Hanno magari una sensibilità nelle sopperire la mancanza di forza braccia? proprio sul bicipite. Sì, ci sta, sì, ci sta. Comunque, vabbè. Comunque anche le 20 trazioni è un buon obiettivo. Stavo adesso pensando che non penso di aver mai fatto 20 trazioni. Io per fare 7A ho fatto 20 Ecco, trazioni. Per io no, dire, quindi però potete farlo lo insomma stesso. non... È stata una cosa sbagliata che ho fatto, perché per fare 7A facevo trao a far trazioni alla sbarra, ma c'avevo quello, non c'avevo questo muro qua. Sì. Ok. No, dopo in base anche sempre a quello che sono le possibilità che uno, perché ovviamente noi appunto come abbiamo già detto siamo su una zona dove ci sono tante falesie, abbiamo tante possibilità. Magari se uno abita su una zona dove ci sono delle palestre, ovviamente anche qua prediligere. Ma più o meno una sbarra puoi metterla Allora, io dappertutto, su una una porta. cosa che mi sento di consigliare, che è stata abbastanza una svolta proprio sul 7A, è stata quella di scalare a vista il più possibile. Ah sì, ma torniamo al Torniamo al discorso discorso della di tavola. prima. Sì. Chiaro, se fai un 7A lavorato, sei lì e più. A vista comunque è ancora impegnativo. Ecco. Quanto è importante anche tenere vicini la vista e il Secondo lavorato. me è molto È importante, importante anche cioè per vicini, progredire. sì, devi essere un po' poliedrico, dai. Esatto, a me scalare, ho fatto un periodo dove, tra l'altro in palestra, perché giravo insomma a palestre a bomba, ho fatto il periodo dove mi strapiaceva scalare in palestra, vabbè. Ho avuto i miei momenti e comunque tutte le volte andavo su una palestra nuova e provavo 10 tiri tutti a vista. Cioè, nel senso, dagli Beh, ma va non bene. rifacevo neanche mai gli stessi scalli. Beh, ma Cioè. se vai su una palestra distante va bene. Esatto. Quindi comunque anche questo sicuramente è Però dovevi utile. far fatica. Devo far fatica. Fatica l'ho fatta sempre. E boh, invece magari scalo un po' più in su. Scalo su 7B, magari ho fatto qualche 7B. 7B, anche 7C, perché secondo me uno che fa 7B, 7C lo fa. Beh, no, ma anche Attenzione, uno che fa il 7, maestro ha no, parlato. ma anche uno che fa 7C, l'8A lo fa. No, beh, Attenzione. no, beh, ma è vero. Quindi un grado in più. Lo puoi sempre fare, diciamo. Se fai il grado sotto, puoi fare anche il grado Insomma, se fai sotto. l'8A non è detto che fai l'8B. Ah, ok. Però se fai l'8B, secondo me l'8B più lo fai. Ecco, Sì. questo Per è. Ma dire... perché? Perché è uno step Cioè, secondo molto me 8A, grosso. dall'8A all'8B È è un bel uno step. saltone. Sì. Ecco. Non è così saltone dal 7C all'8A. Secondo me è un bel saltone. Secondo me no. Ecco. Boh, Enrico ci dà Perché speranza. 7C è... Poi dipende sempre che Sì, 7C beh, fai. chiaro. Però ci sono 7C, secondo me, impegnativi in giro. Non è che... Questa è una buona cosa. Insomma. Cioè, se fai 7C sulla roccia, non so, in palestra, su 7B devi andare sulle prese. Ah, sì. Sì. E Allora, leggevo. Sì, comunque se i anche. 7B sulle prese in palestra iniziano ad avere una discreta continuità. Ah sì, beh,
che poi fuori magari ritrovi su vie anche più impegnative. Allora, leggevo proprio ieri un articolo, adesso mi sfugge il nome di questo arrampicatore, tra l'altro strafamoso, ma di Slovenia, e quello che ha liberato Ombra a Finale. Mirello. Ecco, scusatemi, non mi È un veniva. palo. È un palo. E leggevo che lui aveva scritto appunto un articolo So già quello che mi stai dicendo. dove la sua massima difficoltà salita fino a quel punto era 7C e lui si è Sì. messo a provare un 8 di più e l'ha Sì, fatto. aveva fatto viaggio Cioè. e poi da viaggio si è spostato sulla via a E fianco lui che è diceva. Ilvena e ha provato quella. E lui Beh, ma c'è diceva un bel. dove c'è, se ci sono degli appigli posso salirla, è solo Sì, questione di tempo. sì. E magari una volta si scalava tanto su tutto senza neanche star là a vedere troppo i gradi, eccetera. Comunque impressionante come, cioè, uno, è come se uno scala sul 6A in proporzione e si mette a provare un 7A. Cioè, senza averne mai fatto uno, insomma, quindi massima difficoltà salita 6A, quindi comunque c'è uno scalino. Beh, non esageriamo, forse. È perché conosco le due Ah, ok. Vabbè, comunque è uno scalino, non so, come se, vabbè, 6A, 6C, Sì, dai. comunque, insomma, ben impegnativo, uno step non comune in buona sostanza, perché generalmente uno fa 6A, dopo prova 6B, cioè. No, dopo capita di saltare magari mezzi gradi. Tanti ho visto che hanno saltato i mezzi gradi. Che magari hanno Ma perché fatto. trovi la tua? Vuol Beh, trovano e trovano. dire, La via sì. congeniale comunque vuol dire. Allora, quindi, ricapitolando un po', su questo blocco, magari se sono all'inizio. Cioè all'inizio, se sto scalando magari più intorno al 7A, comunque tornan buoni e sempre i soliti consigli, aumentare le trazioni alla sbarra può essere utile, scalare a vista, può essere, intensificare la scalata a vista, intensificare anche secondo me il numero di volte che scaliamo la settimana, perché magari Sì, se beh. prima scalavamo 2 volte a settimana, magari 3, anche 4, a seconda ovviamente di quello che si fa, di. Tre, beh, intendi col weekend o Sì, col weekend. no? 3 volte a settimana col weekend. Insomma, è Sì, dai, per fattibile? il 6, sì, ma 6C, 6C, 7A, se 7A quelle 3 volte le scali bene, Madonna, è è sufficiente, molto sufficiente, sufficiente. ecco. Anche perché poi dipende anche Ma anche per il sempre. 7A Dipende anche sempre poi, dipende sempre comunque. come Ma anche dalla affronti. passione che uno Sì. ha, perché comunque alla fine poi il tempo lo trovi, il resto sono. Cioè noi comunque siamo tutta gente che lavora, che comunque che ha, sì, una vita normale, sì, non è che siamo a non fare niente tutto il giorno, quindi comunque se si trova il tempo per scalare, lo si trova perché si ha voglia di farlo, in buona sostanza, poi anche serve. Come se una passione è quello, è anche la sua valvola di sfogo, è quello che lo fa star bene, quindi sì, non è un ah no, devo scalare 4 volte a settimana, che due coglioni, se è così, lascia stare, cioè nel senso scala quello che vuoi, scala 2 volte a settimana, scala 1 volta a settimana per divertirti, scala su il grado che fai, scala sui quinti, che va benissimo, buon. Poi ovviamente stiamo parlando di uno che vuole progredire, che vuole migliorare il suo grado arrampicatorio, è chiaro che in maniera proporzionale deve aumentare anche il volume allenante, perché se no va a sé che Sì. dura passare da il 6A al 7B sempre scalando sempre 1 volta a settimana, No, insomma, beh. gran dura, dopo, per carità, talenti ci sono. Quindi così, mentre se scalo sul range un po' più avanzato 7A, 7C, butto dentro qualche esercizio secco, il boulder Allora, intanto come. magari, non so, sempre le trazioni puoi iniziare a farle anche oltre che alla sbarra, magari sulle liste. Sulle liste un po' più piccole. Però io non andrei a far
sì, grandi serie. Quindi sempre una roba comunque contenuta, nel senso senza ammazzarsi di trazione sulle liste. Sì, ma quando fai una volta a settimana, secondo me, Ok, un po' di quindi anche qua travo. abbiamo dato un'indicazione. Cioè. Al travo cosa faccio? Faccio trazioni, faccio sospensioni. Allora, secondo me, partiamo dal presupposto, io sospensioni non l'ho mai fatte. Attenzione. Un po' non mi piace, un Quindi ragazzi, è po'. possibile fare il 9A senza fare, aver mai fatto le sospensioni. Per voi che vi ammazzate di sospensioni, No, vabbè, però, sappiate. insomma, ma poi dipende, perché il Sì. fatto è che non siamo tutti uguali. Sì, è chiaro. Non siamo tutti uguali. Chiaro, chiaro. Si sta dando delle indicazioni generali, insomma, in base a quello che è. Comunque, sì, secondo me non troppo travo, perché, ok, dipende da quanto scali, però i tuoi tendini non sono ancora super robusti. Ecco, questa è una roba interessante, un Cioè, tocca stare punto, attenti. esatto, questo è un punto dove volevo soffermarmi un attimo. Mi pare che l'abbiamo già detto anche su un altro video dove parlavamo di forza in arrampicata. E secondo me, dopo correggimi se sbaglio Enrico, almeno 2-3 anni di scalata prima di pensare di fare esercizi che possono essere tipo pangulli, cioè robe comunque estremamente traumatiche Beh, il per... periodo più bello è quando inizi. Esatto, Secondo me, quando inizi è il scali, periodo più bello perché hai tutto nuovo. esatto, Tutto nuovo. e là quel periodo là è da scalare secondo me, Sì. non è da fare, da pensare, cioè non è che io scalo da una settimana e già penso a cosa posso fare al pangulis, probabilmente niente perché non stai No, no. attaccato, però c'è neanche da mettersi perché anche il travo, cioè rischi di farti male e neanche fare sospensioni sulla busta da 5. Sì, Non è che ti serve a niente. Quindi comunque sì, secondo me travo una volta a ok, settimana e travo una volta a settimana ci può stare. poi secondo me puoi iniziare già un po' a girare sul muro. Ok, anche questa è una roba. Il boulder? Sì, beh, boulder, Il boulder. io, quando dico muro io Ok, dico boulder, boomber, tutto quello che è. sì, dico circuiti Ah, non troppo lunghi e un po' di boulder. quando sono su questo range, quindi Poi comunque dipende che via diciamo, vuoi fare. sì, chiaro. Però io mettiamo che non ho un obiettivo di una via specifica, ma voglio solo migliorare il mio grado arrampicatorio. Mettiamo che io sono sempre su questo range 7A, 7C. Ha senso cominciare a fare anche una periodizzazione dell'allenamento, quindi oltre a scalare quando è bello, Ma andare in secondo palestra quando è me sì. Secondo brutto. Ecco. me sì. Questa anche era un punto molto interessante, perché durante Cioè, l'anno. perché comunque io quando ho iniziato a allenarmi, ok, avevo appena fatto, mi pare, il mio primo 8A, ma vabbè, 60 giri. Ah, ok. Voglio dire, sì, quindi che 8A è? Sì, ho fatto l'8A, ne ho fatto uno. E boh, Che 8 era? era una cesura. Però vabbè, Ormai. tre movimenti duri. Ma facevo più boulder una volta. Ah, è andato Not sciocco. sure. Ah. Sì, tiro Parentesi. neanche bello. Però vabbè, Beh, insomma. però, insomma. Va bene. Vabbè, è andato. Però vabbè, dopo ho iniziato ad allenarmi con Sandro per dire. E lui, vabbè, ha quella di farti far metri. Che è una cosa che personalmente trovo anche giusta. Beh, chiaro, parliamo sempre di... comunque, Cioè, l'arrampicata è una progressione verticale, più siamo in grado di sostenerla per più tempo, più devi comunque è... ancora farti i tendini forti e quindi secondo me, non so, magari presumo, no? Lunedì fai riposo Ok. dopo il weekend di Magari che ho scalata scalato, esatto, il e quindi non weekend. so, magari prediligi la forza, non so, al martedì. Ok. Forza intendo Blocchi blocchi o... e non so, magari fai giri sui circuiti,
Ok, ma ma non lunghi però. sì, un po' più sull'intensità. 16-20 movimenti, un po' intensi così. Poi non so che giorno scali. Ok. Non so, magari se ho fatto forza il martedì, magari, beh, magari La fai ma il mercoledì, anche il giovedì? So che il venerdì riposi. allora, So che il venerdì ti riposi perché il sabato e la domenica vai in falegna, quindi. quindi magari posso scalare giovedì e riposare anche mercoledì. Dipende, Quindi tu faresti io farei due magari allenamenti a settimana più il sabato e più la due di domenica. scalata. Devi impegnarti però quei 2 giorni. Ah, quindi, cioè, però dopo bisogna vedere se sono anche in grado di Sì, sostenere è vero. martedì, mercoledì e Vabbè, ma giovedì. all'inizio non lo sostieni, poi lo sostieni. Poi lo sostieni. Sì. Quindi anche un po', cioè ci sta magari anche arrivare un po' più stanchi durante un certo Se scali periodo a bene il fare il sabato e la weekend. domenica, il lunedì sei stanco Sei e stanco ti e riposi. riposi. Sì. Poi non so, martedì quanto ci dai dentro. E quindi boh, io metti che faccio forza martedì, mercoledì cosa faccio? Quanto stanco sei? Non sai. Non lo sai. Quindi anche devi tararti in base a quello che hai fatto martedì. Possono essere vie come. Perché se fai trao sei stanco il giorno Ok. Se fai blocchi. No, dopo. No, blocchi abbiamo già fatti il martedì. sì, appunto. Io faccio blocchi il martedì. Il mercoledì cosa faccio? Posso fare Mercoledì. travo con il rischio di non riuscire a fare giovedì? O travo lo Ma faccio il giovedì? giovedì cosa faresti? Partiamo, So, magari io. struttura, tiri. Struttura, tiri, sì. Metti in preventivo che sei stanco, magari anche no, e fai un po' di Che secco. fai? Ok, ci sta. Anche perché secco comunque non ti porta via tanto tempo. Sì, è vero. Comunque, che mi stanca a me, non è tanto sul massimale, è proprio sul tanto volume allenante. Cioè, a me è capitato di andare, so, in palestra a fare blocchi, quindi su una sala boulder, magari vai con amici, no? Ti tiri uno con quell'altro, bim bum bam, mi è capitato di fare 3, 4, anche 5 ore di blocchi su una palestra, senza rendermene conto, dopo Due magari il giorni dopo ti riposi, giorno dopo sei sei, morto. uno, Come straccio, i raduni, i raduni, i straccio, come i blocchi, raduni, sei sì. morto il giorno dopo, neanche che scali. Sì. Sì. E quindi, E e durante la invece, periodizzazione, la vuoi esatto, durante sapere? l'anno, Durante l'anno, come te la allora giochi? io me la gioco Così. per quando ho le ferie. Boh. Dipende uno cosa vuole fare. Ok. Però non so, mese di gennaio starei abbastanza tranquillo, magari verso metà gennaio piuttosto inizi a fare volume, un po' di tiri. Sì, Ok, quindi magari doppie. doppia in palestra. Poi dipende perché allora se tu fai i primi anni che ti alleni, fai, non so, il periodo di doppie, il periodo di forza, il periodo di intensità, Sì, ti ecco. diverti. Dopo un po' di anni non ti diverti più, Guarda, perché fare 2 mesi di volume ti rompi le palle, infatti io ti penso di rompi averlo fatto le un anno. palle. Dopo un po' di anni che lo fai, è più Dopo divertente mescolare. quindi anche fare microcicli, Sì. quindi fare magari un mini periodo di volume dopo. Sì, è chiaro Ecco, io È chiaro che a inizio personalmente stagione vai a prediligere i metri rispetto alla forza. Poi, quando più ti avvicini per dire al cambio dell'ora e ai tuoi obiettivi, esatto. allora devi prediligere di più la forza o comunque l'intensità. Ecco, io volevo chiederti una cosa. Allora, io almeno dopo o è un'idea che ho, o è una cosa che io ho provato su me stesso e mi sembra comunque funzionare, perché comunque negli anni sono sempre progredito, eccetera. La forza io non la mollo mai, mai. Cioè, nel senso, è proprio una roba panico.
Cioè, io faccio il periodo, posso fare un periodo di Dicono volume? che non è da mollare la maglia, Ok, allora siamo d'accordo. dicono così. No, nel senso ti chiedo, io per dirti, posso fare volume? Mettiamo che faccio 2 volte o 3 volte alla settimana doppie, quindi doppi tiri per fare metri, no? E però un giorno alla settimana io tengo sempre la forza, che sia boulder, che sia moonboard, che sia... Falla dopo il giorno che riposi. Ok, però ha senso tenere la forza, perché su quello che è la Ma mia se ti dico esperienza personale, sì, dopo il volume, cioè sei, la forza è a terra. falla il giorno dopo che riposi. Quindi la forza è Poi sempre, tu sempre stai da parlando, riposato. tu sì, tu stai parlando con uno che predilige sempre la resistenza. No, è vero, perché a me piace allenare la resistenza. La Potremmo resistenza e fare. l'intensità. So che nei tuoi precedenti episodi alleni solo la forza, però Potremmo fare proprio così, tipo in match, forza contro no, vabbè, però resistenza. sai che a me piace allenare Sì, la sì, sì, sì. resistenza. Io, cioè, specialmente questi ultimi 2 o 3 anni, cerco di allenare o comunque di fare le cose che mi divertono. Ok, Cioè, quindi non vai a ricercare sempre magari il punto debole, vai anche a fare quello che ti piace. sì, perché comunque se lo fai tanto migliori. Ok, anche Anche questa è una buona cosa. se sei già Mi forte, viene in insomma. mente un aneddoto di qualche anno fa, simpatico, dove ti stavo chiedendo informazioni su una via che stavi provando, ovviamente molto difficile, non importa che via era, e gli ho detto, beh, ma se ci vuole anche un bel po' di forza. Enrico mi fa, ma io non ho forza, io ho solo resistenza. Ma In realtà non è che no, sia vabbè. proprio così, perché quando cominci a salire delle vie di 8C, 8C più, non è che sono vie solo di No, resistenza, ci vabbè, sono dentro devi per avere. mezzo. Sì, devi avere. Sì, viva Dio, un No, minimo vabbè, di una però se tu forza. alleni l'intensità, alleni anche la Ok, resistenza. E perfetto, alleni però tu anche la non avendo forza. mai allenato la forza, No, vabbè, non è che non ho mai allenato la comunque 7C forza. più boulder lo fai. Non è che non ho mai allenato la forza. Avendo, L'ho allenata la ah, forza. ecco, ben bene. L'hai Però allenata? voglio dire, io entro qua dentro, non so, supponiamo, un allenamento al Panguli mi porta via meno tempo rispetto che a un allenamento sul muro. Una volta a settimana lo faccio Ok. almeno, Sì, e quindi per alleni la mantenere. forza. Sì, sì. Alleni la forza. Per Sì, esempio, a perfetto. me allenare la forza mi piace di più allenarla al Panguli che rispetto a allenare sui blocchi. Ah, Non ecco. so perché, però per Sì, me è così. ma magari perché, insomma, avendo Però preferenza sull'allenare la resistenza, magari quando devi allenarla, alleni qua, l'alleni con non più so, se tempo. hai più tempo, tu entri da quella porta lì, è chiaro che è più bello girare sul muro che fare Sì, panguli. Però se hai oh, meno tempo, allora fai fai. pangulizia. Al pangulis che esercizi fai tu solitamente? Ma io parto con scalette, Quindi no? fai ta 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 ta. Sì, allora io non so, faccio un po' di elastico per scaldarmi, anche perché qua dentro fa sempre abbastanza freddo. Sì. Ora non so, faccio. Qua stiamo passando al terzo, però. Allora aspetta. Allora aspetta un attimo. Allora amici, io direi che per questo, senza che ci dilunghiamo troppo, per questo blocco la chiudiamo Blocco qua. due, si può Blocco chiudere qua. 2, si può chiudere qua. E saluto Enrico e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.